per noi napoletani. Otto al via, in prima fila, tutti in prima fila, dallo steccato Charlotte Regal, Cometa Fass, Colonna Cassi, Chiara degli Ulivi, Kimberly Jet, Chanel Leone, Cassandra Laser e Claudia Fegg. Problemi per il numero uno Charlotte Regal, che rimane a circa 100 metri o più. In partenza Chiara degli Ulivi è impegnata al largo da Chanel Leone, insiste Chanel e passa su Chiara degli Ulivi e Kimberly Jet, si volta gallo, sembra voler dire a Di Vincenzo di essere intenzionato a mandarlo, 13 e mezzo i primi 200 metri e difatti sposta Chiara degli Ulivi e con calma va a rilevare al comando Chanel Leone. Primo quarto completato in 29. Chiara degli Ulivi passa su Chanel, Kimberly Jet le segue da vicino, poi Cometa Fass sveltitesi più del solito in avvio, che precede Colonna Cassi, chiude Claudia Fegg. 44 e mezzo i 600. Chiara degli Ulivi, Chanel Leone, Kimberly. A largo prova a risalire Cometa Fass, un minuto e pochi spiccioli per gli 800, si viaggia sul piede dell'1.15 con la Napoleon di Umberto Di Vincenzo che allunga decisa di fronte, una frazione in 14.4, postata nella sua scia Chanel mentre Kimberly Jet ha mosso a largo, nuova accelerazione per arrivare ai tre quarti di miglio completati in 1.29 e mezzo, 14.3 di frazione. Chiara degli Ulivi adesso viene coperta da Kimberly Jet. Kimberly Jet fa sul serio, attacca a fondo la leader. Lotta serrata, Kimberly Jet. Kimberly Jet sta passando. Che corsa quella di Kimberly Jet che va a sottomettere Chiara degli Ulivi. Kimberly Jet alla grande con manine dolci in salchi, mentre Chiara degli Ulivi è seconda e Chanel Leone è terza. 1.57 e mezzo, media di 1.13.4 per questa elegante Naglu e Rebecca Lag, che oggi fa un vero e proprio numero. Stava correndo già bene, ma oggi si è superata con il mezzo giro finale ai lati della favorita. Se n'è andata per proprio conto. E quindi affermazione di Kimberly Jet per i colori dei fratelli D'Alessandro, Luigi Flagiello, i fratelli D'Alessandro al training, in salchi c'era Vincenzo D'Alessandro Junior. È tutto da Agnano, arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà venerdì 13. Buona serata a tutti.